gangster movies. Al Capone hated them. He thought they were too violent. We might think they're glamorous and sexy, but then we don't have to live with the real thing. It's real gangsters who want Roberto Saviano dead. That's why he's in hiding. His book, Gomorra, and the film just revealed too many secrets about organized crime. But despite everything he knows about the real gangster, Saviano still loves a good gangster movie. Da giovanotto ti sono piaciuti quei film, Scarface, Il Padrino, Goodfellas? Riconosco che sono film capolavori. Capisco che hanno una costruzione epica che va a esaltare certi atteggiamenti, però funziona così, nel senso che questi personaggi rappresentano anche in qualche modo il mito del self-made man. This is with Mr. Tony over there. Where? Over there. Oh, thanks a lot, Tony. Thank you. Salud. What do you do? What? What do you do? I'm in construction. In tutti i film non c'è quasi mai il percorso del denaro. C'è sempre tu che ammazzi un altro, tu che compri una grande villa, una bella macchina, che stai con una bella donna, ma non c'è mai questi dove guadagna, come guadagna. Perché i boss si costruiscono un'immagine mitica. Tutti i boss guardano i film. Il fascino che voi avete, ma da dove viene? È finto, è costruito. Antonio Montana. We all know this guy is the real deal. Where'd you learn to speak the English, Tony? In a school. And my father, he was from the United States. And why is he the real deal? Because just like any good gangster, he learned a lot from the movies. He used to take me a lot to the movies, you know. I learned, I watched the guys like Humphrey Bogart, James Cagney. They teach me to talk. Tutti credono che sia il cinema a guardare il crimine. In realtà è il crimine a guardare il cinema. Don Vito Corleone, Michael Corleone, Scarface, anche quei bravi ragazzi, Donnie Brasco, sono dei miti per tutti i giovani malavitosi, criminali. Perché? Perché loro hanno bisogno di comunicare il loro potere, subito. Un boss che, per esempio, si fa vedere in paese due volte l'anno, come fa immediatamente a dimostrare che lui è quello che comanda, a sembrare un vincente? Beh, si veste come Tony Montana, parla come Michael Corleone, si costruisce una villa come Tony Montana, come è successo nella mia terra, dove un boss che si chiama Walter Schiavone si è fatto costruire una villa che è la villa di Scarface, con il colonnato come Tony Montana, il bagno come Tony Montana, la vasca come Tony Montana. Anzi, lui è andato proprio dall'architetto a dargli la cassetta di Scarface, dicendogli voglio la casa come questa. Ebbene, questo cosa significa? Comunicare, subito. Quando è stato arrestato Cosimo Di Lauro, lui si è presentato davanti ai ragazzi, in manette, come The Crow, il corvo, capelli tirati indietro, impermeabile. Beh, per tutti era diventato immediatamente un eroe. Mentre se lui fosse invece uscito la coperta, era da perdente. Il cinema serve a questo, a comunicare immediatamente chi sei. E il cinema da questo punto di vista è fondamentale perché è una grammatica universale. In the book of Gomorra, there's a lady gangster who dresses her bodyguards like Uma Thurman in Kill Bill. Like Saviano says, it's all about communicating power and threat. No, era un poliziotto alla scientifica che mi racconta che negli ultimi anni era un disastro andare sui luoghi del delitto perché c'erano proiettili ovunque, sangue ovunque, perché nei film, soprattutto a Tarantino, si spara così. Caricatori, interi caricatori che vengono consumati in giro per l'obiettivo, sparare prima le gambe, poi lo devi finire sparando la testa, quindi sangue ovunque, tutto perché sparare così è più figo. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Ti dà fastidio quel mito di Tarantino? Ma più che fastidio, il fatto di rendere glam cose che invece sono terribilmente tragiche, a volte mi dà fastidio. Ma i suoi film sono grandi film. Però il glam non è quello che fai te. No, io ho cercato di fare esattamente il contrario.
anche quando riconosco questa traccia Glenn, mai bisogna cavalcarla, mai credere, mai giocare su questa cosa, sempre smontare. Mi sembra che il tuo film, invece di seguire un personaggio storicamente eroico shakespeariano, sì, tu parli invece di process, del passare di soldi, del fare, del, sì, dell'affare, non so la parola italiana, sì, sì, per process, ma mi capisci? Sì, 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 il business. Io cioè, in realtà il vero soggetto è quello. Tutti i personaggi sono come delle comparse intorno a un unico vero personaggio, che è il business, che è quello che fa vincere le mafie, quello che fa oggi essere le mafie l'avanguardia economica mondiale. Basti pensare che oggi le mafie in Italia fatturano 100 miliardi di euro l'anno. Cioè la sua più grande azienda. Questo che significa? Che il vero protagonista è il business. Perché tutti gli altri o vengono uccisi o vengono arrestati. I boss lo sanno. Magari da lontano può sembrare che la morte, loro non la considerano o sono spavaldi con la morte. Non è così. La morte non è un rischio, è parte del mestiere. Proprio perché si muore, quel mestiere diventa nobile. Proprio perché si muore, un boss si sente migliore rispetto a un altro uomo che non è disposto a morire per i suoi affari.